Un'esecuzione in perfetto stile mafioso ai danni di un giovane, fragile e malato che rischiava di far scoprire i responsabili di un altro raid omicida in cui era stato fatto fuori un concorrente. E morto per questo motivo Giuseppe Dellino, 29enne pregiudicato barese, malato di sclerosi multipla, ammazzato a sangue freddo nel 2007 e ritrovato ormai mummificato l'estate scorsa in un pozzo nelle campagne di Bitonto. Per questo omicidio i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Bari hanno arrestato, su richiesta della DIA, Giuseppe Di Giacomo Antonio, Salvatore Ficarelli e Giosuè Perrelli, tutti ritenuti vicini al clan mafioso Strisciuglio. I fatti risalgono al 20 luglio del 2007, quando a Bitonto quattro individui, appunto Di Giacomo Antonio, Ficarelli, Dellino e Giuseppe Ladisa, poi morto suicida in carcere, a bordo di una Fiat Uno uccisero con una mitraglietta Vito Napoli, braccio destro del capo clan Domenico Conte, vero obiettivo del raid, poi riuscito a fuggire. Una vendetta maturata a seguito del tentato omicidio di qualche giorno prima ai danni di Giuseppe Pastoressa, affiliato bitontino agli Strisciuglio. Poco dopo i carabinieri individuarono l'auto usata per l'agguato, di proprietà del Dellino. Fu allora che i suoi complici, dopo averlo tenuto nascosto per qualche giorno tra Trigiano e Noicattaro, scrissero la loro sentenza di morte. Il giovane fu condotto in un casolare sulla via per Palombaio e freddato con un colpo di pistola alla testa. Il suo corpo, ritrovato in un pozzo nell'estate scorsa casualmente, ha permesso ai militari di chiudere il cerchio e l'indagine ed arrestare i colpevoli, già in carcere per altri gravi reati. Ad aiutare nell'inchiesta di un collaboratore di giustizia, mandante di entrambi gli omicidi, un assassino di cui il pentito, stando a quanto riferito dai carabinieri, aveva sempre parlato con grande senso di rimorso. Il criminale conosceva bene infatti la madre del giovane che, a più riprese, aveva chiesto fiduciosa il momento del rientro del figlio, che però da mesi giaceva sul fondo di quel pozzo alle porte di Bitonto. Allora, tre arresti a Bitonto e per un omicidio del 2007. Sì, in realtà due omicidi fatti di sangue che sono legati a dinamiche legate ai clan locali, particolarmente lo Strisciuglio e i Conte, che si contendevano la piazza locale. Questo è stato un omicidio abbastanza eclatante nel 2007 perché, come dire, ci fu una sparatoria praticamente in pieno centro a Bitonto, spararono con una mitraglietta e, come dire, ci fu un morto che poi in realtà era un elemento di spicco del clan Conte locale, ma il capo del clan riuscì a sfuggire. Da lì abbiamo ricostruito anche, come dire, ripartendo dalla vettura usata per commettere l'omicidio, analizzando poi il gruppo, come dire, che aveva in uso solitamente questa vettura, abbiamo poi ricostruito le dinamiche. Peraltro questo gruppo poi ha deciso l'eliminazione di un componente del quale si fidava meno, era un elemento abbastanza inquietante perché, come dire, hanno eliminato questa persona nel solo dubbio che potesse non essere affidabile, che era poi colui che, come dire, guidava la macchina, era una persona anche malata, di un male serio, non si sono fatti scrupolo di farlo. Siamo riusciti a fare luce anche su questo episodio, ovviamente grazie anche al costante supporto della direzione distrettuale antimafia, che poi ha riunito tutti questi elementi e li ha forniti al giudice per le indagini preliminari di Bari, che ha emesso queste misure, per cui possiamo dire di aver fatto piena luce su due omicidi legati a dinamiche mafiose. E quindi si è partiti praticamente dal dettaglio dell'auto? Sì, perché è un fatto che è successo in pieno centro e per cui anche a poca distanza dalla stazione carabinieri, per cui sicuramente la targa dell'auto è stato l'elemento di partenza. Un'imprudenza che poi probabilmente l'autista ha pagato con la vita, perché poi colui che aveva quest'auto è stato poi ucciso dagli stessi membri del comando. Il cadavere è stato trovato dove? È stato trovato in un pozzo nelle campagne di Bitonto, ma a luglio di quest'anno un agricoltore l'ha trovato casualmente in un pozzo, ma era completamente ormai decomposto, c'erano solo le ossa, perché poi il gruppo ovviamente ha tentato di occultare e disfarsi di questo cadavere che è stato ritrovato, e gli accertamenti sul DNA hanno permesso di attribuirlo a questo soggetto eliminato dal suo stesso gruppo di appartenenza.